Incontriamo l'assessore del settimo municipio, assessore allo sport e allo sviluppo del municipio, assessore della lista civica Merino, Silvia Natali. E noi abbiamo la necessità in questa fase di tenere duro, perché il sindaco in qualche modo in questi 2 anni ha rappresentato un punto di forza per la città di Roma e sicuramente l'aspetto della comunicazione è da migliorare, perché quello che è emerso è che tante delle attività svolte dal sindaco, tante delle situazioni che il sindaco ha tirato fuori in questi 15 anni di malaffare di Roma, diciamo 10 anni, 15 anni, in realtà sono state evidenziate poco. Quello che emerge invece è un contrasto forte con le parti politiche. Allora io credo che forse è necessario recuperare un dialogo con il governo che rassicuri questa città, in attesa anche di quello che accadrà con la relazione di Gabrielli. Perfetto, quindi aspettiamo fiduciosi. Lei pensa che ci sia un sostegno di tutta quanta la maggioranza, oppure c'è qualche distinguo anche in una temperie un po' pericoloso rispetto a questo, diciamo, anche evento qui in sostegno del sindaco? Io credo che questa invece è una fase propositiva per la maggioranza. Ci sono state diverse oscillazioni fino al mese scorso, ma mi sembra che in questa fase qua il PD romano, insomma Matteo Orfini, mi sembra che tenga tutta la linea rispetto al sindaco. Grazie.